Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Questa sera vogliamo ricordare, oltre all'apparizione della Madonna a Fatima, una particolare apparizione, quella a Fontanelle, in Montichiari, molto legata a Fatima, insieme con le apparizioni della Madonna a Ghiai di Bonate. L'apparizione di Maria, rosa mistica, apparendo il 13 luglio del 1947 alla veggente Pierina Gilli, la Madonna ha chiesto esplicitamente che il 13 di luglio fosse il giorno dedicato a lei, proprio come festa di Maria Rosa Mistica. Festeggiata quindi in modo particolare dal messaggio che poi dava a Pierina, dagli istituti religiosi e dai sacerdoti, perché lei era venuta in quell'apparizione esplicitamente per la santificazione delle anime sacerdotali e religiose, delle vocazioni. E questo è sempre stato, come gli interventi della Madonna, premonitori di una grave crisi che sarebbe venuta dopo il Concilio negli anni Sessanta, dove tanti sacerdoti, religiosi, frati, suore hanno lasciato il ministero. Era la Madonna, quindi già preparava la Chiesa a questo grave fatto, a questa grave crisi, con la sua presenza, il suo messaggio particolare. E la Madonna stessa ha detto che a Bonate era venuta per la santificazione della famiglia, anche qui anticipando una grave crisi della famiglia che stiamo vivendo proprio in questi ultimi anni in modo particolare. E a Fatima la Madonna era apparsa per la santificazione, la conversione dei peccatori nel mondo intero, anche qui anticipando le gravi crisi dei peccatori politici, delle ideologie totalitarie, che avrebbero poi funestato gravemente con due guerre mondiali l'Europa. Che ci sia un collegamento con la Madonna di Fatima lo dice anche il fatto che in un'apparizione, quella del 7 dicembre del 1947, la Madonna Rosa Mistica aveva accanto a sé, anzi direi proprio dietro di sé, vestiti di bianco che reggevano il suo mantello, i due pastorelli santi, Giacinta e Francesco. E la Madonna ha presentato questi due pastorelli santi a Pierina come, presentandoli come compagni e aiuto nelle tribolazioni, avendo loro molto sofferto. E anche Pierina è stata una veggente che ha molto sofferto. E quindi la Madonna era accompagnata da questi santi della sofferenza, questi martiri mariani della sofferenza, Francesco e Giacinta. Martiri, uno della sofferenza dolorosa, Giacinta, una malattia di dolore molto forte, e poi l'altro invece, Francesco, di una malattia contagiosa. La Madonna a Fatima chiedeva la conversione e la consacrazione al suo cuore immacolato. La Madonna a Fontanelle chiedeva soprattutto la preghiera e la salute e la guarigione. La Madonna
Rosa Mistica, il 17 aprile del 1966, si dice inviata da Gesù a rendere miracoloso, taumaturgica, l'acqua della sorgente di Fontanelle, per dare appunto guarigione, sia spirituale, soprattutto spirituale, poi anche psicologica e fisica, a tutti i sofferenti, a chi avrebbe bevuto a questa fonte, a chi si sarebbe bagnato in questa vasca dell'acqua, di luce. Un dono materno che a Fatima non era stato dato, mentre è stato dato a Lourdes, per esempio, ma è stato donato da Maria Rosa Mistica proprio per intercessione dei due pastorelli, martiri della sofferenza, del dolore, Giacinta, martiri della malattia, dell'epidemia, Francesco. E questo era una volontà di Gesù stesso, che è stato, e dobbiamo vederlo sempre, come Gesù che è misericordioso, che è terapia e guarigione dei malati, dei sofferenti, perché è pieno di amore per queste persone che sono nella sofferenza, così lo dice la Madonna. Ed è molto bello questo messaggio. La fonte quindi è miracolosa prima di tutto come acqua di grazia che purifica e lava dai peccati, ricordando l'acqua del nostro battesimo. Nello stesso tempo poi è anche acqua di grazia per tutti i malati, per tutte le infermità, per tutti i bisognosi di salute e di vita. La Madonna si è manifestata come annunciatrice delle grazie di Gesù. Madonna di grazia si faceva chiamare così, si presentava così. Le grazie dell'amore di Gesù. Le grazie dobbiamo sempre vedere come la manifestazione dell'amore del Signore Gesù, che passano attraverso le mani della Madonna, ma certamente vengono prima di tutto dal Signore, dal suo cuore misericordioso verso tutti i sofferenti, come vediamo la testimonianza stessa nel Vangelo. E quindi la Madonna prevedeva, penso anche, che queste grazie non erano più richieste. Già la Madonna si era lamentata a Rue du Bac, che aveva le mani piene delle grazie, simboleggiate dai raggi che uscivano dalle sue mani, e nessuno gliele chiedeva. Come si fa, noi che siamo figli, a non chiedere l'aiuto e le grazie di una mamma? Eppure succede anche questo. E succede anche che queste grazie sono dimenticate, sono trascurate, non sono credute, addirittura sono rifiutate, quasi disprezzate, combattute da certi stessi sacerdoti che predicano che bisogna avere la fede pura, che non ha bisogno di segni, non ha bisogno di grazie, bisogna credere senza chiedere. Ma come si fa a dire questo quando è Gesù stesso che ci dice di chiedere, di bussare, di picchiare, e ci sarà aperto, il cuore di suo, il cuore della Madonna? Eppure arrivano a dire che la preghiera deve essere disinteressata, che non deve chiedere nulla, che non deve invocare le grazie del Signore. Sono tutte visioni un po' intellettuali, un po' lontane dalla nostra gente. Poi ci si lamenta perché la gente non va più in chiesa. Però stranamente nei santuari mariani la gente ci va ancora. Ma perché ci va? Per chiedere le grazie. A una mamma che cosa si chiede? Forse non si crede più alla Madonna come mamma. Non si crede più alla sua generosità, al suo amore per noi. E questo è grave. Gesù ci ama come più e come tutte le persone che amano, e nel suo amore lui vuole manifestarlo proprio concretamente, visibilmente, attraverso le grazie, e manda la Madonna ad annunciare, a portare e a fare queste grazie. Nella grande apparizione dell'8 dicembre del 1947, nel Duomo di Montichiari, ci sono stati ben 3 miracoli constatati da tutti. Anzitutto un bambino poliomelitico, paralitico quindi da 5 anni, che comincia a camminare e a saltare. Una donna di 26 anni che era muta per tubercolosi, dopo 9 anni si rimette
a parlare e a cantare in chiesa lì nel Duomo. E anche una donna a casa sua, perché la Madonna aveva promesso che le grazie sarebbero arrivate anche quando uno non poteva portarsi nel Duomo, però pregava a casa, ecco, lei malata, inferma, è stata proprio guarita, miracolosamente, completamente. Al di là di questi e tanti altri miracoli operati da Maria Rosa Mistica, rimane però anche il suo messaggio principale, che tutti dobbiamo un po' considerare, almeno così a conclusione, legate queste grazie alle tre rose che sono sul cuore, sul petto della Madonna, Rosa Mistica. La rosa bianca, che è il simbolo della preghiera, che è il mezzo più efficace proprio per ottenere le benedizioni e le grazie del Signore, e tra queste preghiere domina il Santo Rosario, oggi purtroppo tanto trascurato, a favore della liturgia, delle ore, oppure anche della parola di Dio, e ci si dimentica che la preghiera è come l'acqua per il seme. Se non c'è l'acqua, il seme muore, anche il seme della fede. Se non è irrigato, innaffiato dall'acqua della preghiera, non cresce e pian piano si esaurisce e muore. E quindi bisogna sempre pregare. La preghiera, sì, la rosa bianca è il simbolo della preghiera, importante, fondamentale anche per la fede. Poi c'è la rosa rossa, che è il simbolo del sacrificio, del dovere fatto con dedizione, con sacrificio, con impegno, nella vita per gli altri. E invece purtroppo notate come oggi si pensa solo ai piaceri, non ai doveri, ai diritti, non ai doveri, ai divertimenti, non ai doveri, agli egoismi, non ai doveri. Si esaltano tutte queste cose a scapito dei doveri, a scapito del sacrificio. Nessuno più vuole fare sacrifici, o ben pochi. La rosa gialla, la rosa oro, è il simbolo della penitenza, riparatrice, espiatrice, purificatrice di una vita di tanti peccati e tradimenti che vanno riparati, purificati, espiati, tante disobbedienze, trasgressioni. Anche qui quanto siamo lontani con la mentalità di oggi, che arriva addirittura a dire che il peccato non esiste. Avete mai più sentito parlare di peccato? Non se ne parla più, non esiste, non esiste. E invece ci sarebbe proprio bisogno di continuare a predicare la conversione, la purificazione, l'espiazione, la riparazione, sono messaggi fondamentali di questa apparizione che dobbiamo sempre tenere presenti, perché se perdiamo questi valori, la preghiera, il sacrificio, la penitenza, noi perdiamo, alla fine perdiamo la stessa fede e la nostra vita cristiana. Quanto è bello questo titolo della Madonna Rosa Mistica, che era già nelle litanie, che la Madonna ha voluto scegliere per sé, per questa apparizione, manifestando la sua bellezza spirituale, perché la rosa è simbolo, è il fiore più bello, lo si definisce così, il fiore più profumato, la bellezza dell'anima e il profumo delle virtù cristiane. Sono virtù mariane molto importanti. E infine una conclusione. Mi sembra che oggi ci sono due rose speciali che la Madonna deve purtroppo difendere in quell'apparizione, ha diffuso e ha promosso, ma qui adesso, come oggi, la Madonna queste due rose della Chiesa le deve purtroppo difendere, perché c'è un attacco a queste due rose. La prima rosa è quella del celibato sacerdotale e la seconda rosa della consacrazione religiosa, in particolare quella femminile. Siamo in tempi di cosiddetti di sinodo, di sinodalità. Che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Alla fine la Chiesa tutta è chiamata, non solo quella gerarchica, quella teologica, quella dottrinale, eccetera, ma anche la Chiesa, diciamo, del popolo di Dio. Ecco, la Chiesa dei laici, chiamati così, brutta parola, perché si avvicina molto al laicismo.
Ecco, e purtroppo lo spirito laicistico è entrato in tanti laici, in tanti cattolici, che su questi punti sono di una debolezza e di una veramente ignoranza spaventosa. Arrivare a dire, ma che c'è, cioè, anche se un prete si sposa, che cos'è sto celibato, ma lasciamoli sposare anche loro. E se una suora vuol fare il prete, ma sì, perché no, non c'è più preti, consacriamo le suore diacono, poi lasciamo le prete. Ma questi sono discorsi veramente stupidi, discorsi profondamente lontani dalla dottrina cristiana. Dobbiamo stare attenti perché in questo sinodo alla fine si arriva a delle votazioni e quando, a quanto pare predomina sempre il voto della maggioranza. E se la maggioranza dei laici oppure anche dei vescovi arriva a pensare così, a far entrare uno spirito mondano nella propria vita, nel proprio pensiero spirituale, teologico, e siamo conciati male, insomma. Ci sono dei grossi pericoli per questa sinodalità, dove celibato e consacrazione religiosa rischiano di essere oscurati, addirittura eliminati, togliendo loro la origine evangelica che è legata a Gesù stesso, per adeguarli allo spirito mondano, allo spirito laicista, che è entrato purtroppo un po' come un fumo nel cattolicismo, nella vita cristiana. Un fumo di Satana, diceva Paolo VI, che era molto devoto di questa Madonna, perché era anche lui bresciano, e questa Madonna è apparsa in provincia di Brescia. Per cui già ora alcuni sinodi, alcune conferenze episcopali, laicali, propongono apertamente il sacerdozio uxorato, che vuol dire sacerdozio sposato, la consacrazione di persone sposate, l'abolizione dell'obbligo del celibato, come se fosse solo una disciplina ecclesiastica. Non è una disciplina ecclesiastica, è una volontà di Gesù, bella chiara nel Vangelo. Non la si vuol vedere, si vuole interpretare certi passi del Vangelo in un modo che non sono quello, che non è quello giusto, proprio perché si vuol dire che il celibato è soltanto una decisione della Chiesa, oggi c'è, domani si può togliere, perché tanto si può cambiare, cambiando i tempi, venendo altri problemi, allora si può cambiare, non si può cambiare questo. Noi dobbiamo seguire Gesù celibe, questo è fondamentale, e i sacerdoti devono essere celibi perché innamorati di Cristo, lo dice il Vangelo che ricorda quel seguace che voleva seguire Gesù in tutta la sua vita, e Gesù gli ha detto: guarda che nella natura sì, ci sono le volpi che hanno la tana, quindi questo è il matrimonio con la camera nuziale, coniugale, gli uccelli hanno i nidi, ecco, ci sono le famiglie con i piccoli, con i bambini, ma il figlio dell'uomo, io, Gesù, non ho dove posare il capo, dove l'immagine del posare il capo è l'immagine dell'innamoramento che porta poi a farsi la tana, sposarsi e farsi il nido, avere i figli, la famiglia. Non ho dove posare il capo. E allora anche chi segue Gesù deve essere celibe e non deve posare il capo su nessuna donna, perché, non tanto perché le donne, ma perché è innamorato già di Cristo. Se si è innamorati di Cristo non si pensa ad altri innamoramenti. E quindi questo posare il capo che emerge in modo meraviglioso nell'unico apostolo celibe, Giovanni, che durante l'ultima cena posò il capo, dice il Vangelo, sul cuore di Gesù. E tutti hanno visto questo gesto e già sapevano che Giovanni era il discepolo che colui che Gesù amava, perché era celibe, confronto agli altri. Ecco, e quindi abbiamo visto che Gesù ha affidato la Madonna, e la Madonna, e il discepolo è stato affidato alla Madonna, proprio quello celibe. Donna, Madonna, ecco tuo figlio, il mio apostolo celibe. Giovanni, ecco tua madre. E questo è molto importante, perché la Madonna è proprio colei che è apparsa proprio anche lì a Fontanelle, Rosa Mistica, per difendere questa l'ultima volontà di Gesù. Quanto importante
lei è venuta proprio per salvaguardare il celibato dei sacerdoti, che oggi è messo in crisi, che oggi lo si vorrebbe abolire. Purtroppo anche da certo mondo laicale, ma anche purtroppo da qualche conferenza episcopale di qualche paese. Ecco, quindi importante l'altro ruolo delle religiose, che sono un po' vissute da Marta e da Maria. Una Marta dedica ai servizi, quindi quanti bellissimi ordini di suore che si dedicano alla carità, veramente eccezionale, generosa e sacrificata, e quanti si dedicano a Maria, cioè alla contemplazione, all'adorazione del Santissimo Sacramento, all'amore di Gesù, nell'Eucarestia, nell'adorazione, nella contemplazione della vita monacale, eccetera, di clausure. Ecco, questi sono il ruolo delle religiose, non di diventare diacono, sacerdotesse, parroche, tutte queste stupidaggini, non sono cose che ha voluto il Signore. Il Signore non ha voluto questo in modo più assoluto. Quindi teniamoci davvero che la Chiesa possa restare legata a quello che è il messaggio del Vangelo e che la Madonna ha ereditato proprio da Gesù attraverso Giovanni, e la Madonna custodisce, custodirà. E anche noi però dobbiamo favorire tutto questo e non seguire certe ideologie che porteranno lontano dal Vangelo, se portano a un sacerdote che si sposa, a una suora che vuol diventare sacerdote. Queste purtroppo sono realtà con cui dobbiamo fare i conti, e dobbiamo pregare la Madonna perché conservi sempre queste due bellissime rose del celibato sacerdotale e della vita religiosa femminile, e conservi sempre fresche, sempre vive e sempre benedette.